Non si ferma neanche quest'anno, all'epoca del lockdown, Vivi Città. Parliamo della corsa solidale più grande del mondo. Siamo arrivati alla 37esima edizione, un'edizione però anche in questo caso forzatamente virtuale. Ben trovato, lo ringraziamo Vincenzo Manco, il presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Presidente, come si fa a correre Vivi Città a distanza, da remoto, senza potersi muovere dalle proprie case? Intanto buongiorno a voi e grazie. Si fa insistendo in questo periodo di emergenza sanitaria, purtroppo terribile anche per il dato dei decessi che anche voi poco fa riportavate, dando un'opportunità al nostro paese che è quella dello spirito della nostra iniziativa, cioè tenere insieme le persone per quanto distanti nei vari luoghi diversi, ma facendoli correre in contemporanea. Questo è stato fin dal 1984 lo spirito del Vivi Città della WISP e anche oggi, con vari collegamenti in varie città italiane, che erano quelle previste nel nostro calendario, e attraverso anche iniziative, confronti, stando anche in casa, nel proprio cortile del condominio, e dare comunque l'idea che l'Italia va tenuta unita e che lo sport sociale e la WISP deve comunque assumersi questa responsabilità e dare questo segnale in questa fase. Quattro decenni di edizioni, sempre peraltro a testimonianza di situazioni difficili, ricordiamo ad esempio quella di Sarajevo durante l'assedio del 96. Oggi qual è il messaggio? Oggi è il messaggio che di fronte a questa crisi sanitaria che determinerà necessariamente una crisi sociale, ne stanno parlando tutti, noi siamo chiaramente molto attenti come comparto insieme a tutti gli altri del Paese a capire, dalla task force, dal comitato tecnico scientifico, dalle indicazioni del governo, quali saranno le condizioni che daranno una disponibilità dopo il 4 maggio per poter capire se e come fare attività sportiva, attività motoria. Noi stiamo dicendo attenzione, perché lo sport sociale, lo sport per tutti è la terza agenzia educativa dopo la famiglia e dopo la scuola e l'università, ha un grande valore sociale, bisogna investire per trovare un nuovo modello di sviluppo dopo questa crisi, perché vengano superate le disuguaglianze sociali e ci sia una riflessione profonda sulla sostenibilità ambientale. Lo sport sociale, la WISP, le associazioni sportive dilettantistiche che stanno subendo una grande sofferenza in questo periodo, certo, possono dare molto nel rapporto con i cittadini, nel rapporto con le persone. E il Vivi Città anche oggi ha questo significato. Anche perché, Presidente, si parla molto del ritorno dello sport professionistico, si parla tanto del campionato di calcio, della possibilità di allenamenti dopo il 4 maggio, ma per quanto riguarda lo sport dilettantistico, quale sarà e quale situazione si augura dopo il 4 maggio? Dalla corsetta sotto casa, che è diventato, come sa, un tema di grande discussione nel nostro paese, fino alle società dilettantistiche, lo sport per i nostri figli, come si riprenderà? È vero che molte società rischiano di sparire? Molte società rischiano assolutamente di sparire, quindi di non poter riaprire, di non partecipare a questa corsa appunto a mantenere la coesione sociale del Paese. C'è da tener conto un'altra cosa, anche nella riapertura, se ci dovessero essere dei limiti, si farà fatica a rendere sostenibile l'attività motoria e la pratica sportiva, per il rapporto stesso fra istruttore e insegnanti, per esempio, e gli stessi soci o tesserati delle associazioni sportive dilettantistiche, degli organismi sportivi. Quindi bisognerà avere, secondo me, uno sguardo molto lungo negli interventi, non solo emergenziali, ma anche negli interventi, nelle assunzioni di responsabilità del governo, in prospettiva per sostenere questo comparto, se davvero, come si dice, è un grande capitale sociale, agisce nel welfare e soprattutto sulla promozione e la prevenzione della salute. Allora bisognerà capire bene quali saranno non solo gli spazi, ma gli interventi a sostegno. Certo, Presidente, la ringrazio, la saluto, ovviamente so che il suo messaggio adesso è non andate a correre, detto dal Presidente dell'WISP, ha un valore particolare, partecipate virtualmente a Vivi Città anche proprio per questa edizione. Grazie Manco per essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro. Torniamo all'estero, torniamo allo scorso.